per assassinare un infedele, eh? Ah, vuoi dire questa? Oddio, figlia, c'è da matti! Questa è follia pura! Oh, 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 dove hai intenzione di andare? Vado in America. Ne ho abbastanza. Ti puoi tenere questo totale disastro che chiami in azione. Andiamo, ragazzi! Questo è tradimento? Oh, per la miseria, Peter, ma passata per le armi! Niente è più efficace di una testa su un palo per farsi obbedire! Andiamo, attraverseremo il confine. Ti saluto, Presidente Griffin. Brian, almeno tu mi sei fedele. Resterai con me? Ti sono rimasto accanto in momenti peggiori. Resteremo soli contro il mondo intero, amico. Attenzione, Presidente Griffin. Come lei può rendersi conto benissimo da solo, la mia grammatica fa acqua. Ma cosa più importante, stiamo per dare inizio all'operazione cannonate sulla tua casa. Quello che inventa i nomi delle operazioni in ferie. Fuoco! Eri curioso di sapere com'è? Com'è questo? L'ha detto alla mira e al gabinetto. Oh, ecco, è tornato. La prossima ti cadrà in testa. Ammettilo, Peter, è finita. Perché non ti siedi con il sindaco per negoziare la fine delle ostilità? Negoziare? Peter Griffin non conosce il significato della parola negoziare. Posso darti a un bastone e usarti come bandiera bianca? Grazie a tutti per essere venuti. Abbiamo invitato Jesse Jackson per aprire questi negoziati con una preghiera. Sfortunatamente non è potuto venire, così al suo posto abbiamo la sorella, la Toya Jackson. Grazie. Vada, Bibo. Grazie per il cibo. Evviva Dio! Decisamente inappropriato, grazie. Allora, signor Griffin, vuole cominciare? D'accordo. Dopo attenta riflessione e ponderazione, ho deciso di fare una concessione o due. Molto bene, Peter. Innanzitutto restituirò la piscina a Joe. Beh, questo è il minimo! Ma in cambio voglio avere libero accesso una settimana sì e una no. No! Accettato. Esigo che Pitoria rimanga territorio libero e indipendente. Assolutamente no. Che ne dici allora di darmi quella penna? Parla di questa penna da due soldi di cui ci sono milioni di esemplari? Sì. No. Oh, cacchio, così alla fine resto senza niente. Che ne dici di questo? Ogni sera quando tornerai dal lavoro ti gratterò la schiena con una scatola di fiammiferi come piace a te. Ah, Lois. Oh. Mi chiamerai anche Rudy Rudy mentre lo fai? No. E questa è la storia di Pitoria, una piccola nazione che 200 anni fa si separò e fu riannessa in meno di una settimana.